Mi viene da chiedere, è andato mai a parlare con i docenti dei suoi figli? Sì, certo. E ci ho anche litigato. Perché... Ma sei anche una licenza di genitori? No, fammi più tanto. Se voglio spiegare al signore perché ci ho litigato, perché è un docente. Sì, ma perché ero curioso di... Perché probabilmente lei no, ma molti di voi non hanno capito che i 2 anni che abbiamo passato e i nostri figli hanno lasciato un segno che noi ancora dobbiamo capire. Forse ce ne accorgeremo tra 10 anni quando saranno grandi. E quindi prete... Cosa stai facendo? No, non è un messaggio. Prego. Sarebbe pubblicato la nostra piazza. E quindi pretendere il rendimento di prima è disumano, soprattutto da allievi che invece sono in un momento di defiance. Ci sono quelli che copiano perché vogliono fare i furbetti, come diceva questo insegnante con cui sono andato a parlare. Ci sono poi quelli che copiano perché veramente sono in affanno, non ce la fanno più neanche a studiare, che cadono in depressione, che devono andare dallo psicologo, che hanno crisi di panico, episodi di autolesionismo, ma non uno. 2 giorni fa uno studente, non un compagno di classe di mia figlia, del liceo Virgilio di Roma, a casa durante la notte, si è lanciato dalla finestra. Ora, tu, docente, no. Questo docente con cui sono andato a parlare l'altro giorno quando c'erano i funerali, aveva detto che interrogava e ha interrogato il giorno dei funerali con tutti gli allievi vestiti di nero con gli occhi così colpiti pieni di lacrime. Tu non devi interrogare. E ha dato 6 mesi, voleva dare 5 e mezzo, poi mia figlia si è arrabbiata e le ha dato 6 meno il giorno dei funerali. Questa ragazza, vi dovete rendere conto di che cosa abbiamo passato, di che cosa hanno passato questi ragazzi. Cioè, non gli si è rotta una gamba, gli si è rotta la vita per 2 anni. E non si riprende così istantaneamente a studiare dopo 2 anni così. Solo questo. Come stai in questo momento storico in cui tutto deve essere una fruizione rapida, veloce, immediata e via così. Grazie. È una domanda abbastanza difficile. Sono praticamente un disadattato. In questo, cioè, non mi appartengono queste accelerazioni. Però naturalmente, appunto, le 2 figlie, ne devo fare i conti. Io non ho social, ho il telefono per grazia ricevuta, ecco, mi spingo alle mail, ecco, quello è il massimo del mio tecnologico. Quindi tutta questa cosa, questa ossessione del comunicare ogni proprio battito di ciglio su un social, io non la capisco. Non la capisco proprio. Mi sembra francamente una cosa spudorata, mi sembra una mancanza di pudore, che invece secondo me è una qualità dell'uomo, il pudore. Recentemente ho sentito un'intervista a Claudio Abbado che dice questo, non sono le esattissime parole, però dice questo: io non suono le note che ci
Io suono gli spazi tra una nota e l'altra, perché lì c'è Dio. Questo dice lui. Quindi nei silenzi. Non quando parliamo. E se tu fai tutto in fretta, non c'è mai silenzio. E il silenzio è il nutrimento.